Ebola sta mettendo in ginocchio Guinea, Sierra Leone e Liberia. Le economie dei tre paesi, secondo la Banca Mondiale, potrebbero subire perdite per almeno 700 milioni di euro. Per questo l'organizzazione ha previsto uno stanziamento iniziale di 77 milioni di euro. Sforzi ancora limitati per uno scenario catastrofico come quello descritto da chi lavora sul campo. Il punto più difficile in questo posto, racconta un dottore di Medici Senza Frontiere, è il cancello d'ingresso. Dato che ogni giorno siamo pieni, lo apriamo solo per un'ora o due, per accettare pochi pazienti. Altri già molto malati, siamo costretti a lasciarli fuori. Non ci resta che dir loro: mi dispiace, non possiamo farvi entrare, mentre ci implorano. Per evitare di infettare le loro famiglie non tornano a casa, ma noi qui non abbiamo più posto. Per frenare la diffusione dell'epidemia nell'Africa dell'Ovest, le Nazioni Unite hanno stimato siano necessari almeno $1 miliardo. È in questa direzione che gli Stati Uniti stanno agendo, con l'invio di 3.000 soldati, ma anche di medici, infermieri, ingegneri e operai per costruire nuove strutture.